Amici di Mind, abbiamo qui oggi, grazie a un nostro conoscente sul banco di prova, il nuovo Samsung Galaxy S3. Nuovissimo top di gamma di casa Samsung, che ha riscosso molto successo già dai primi giorni di vendita. Allora, iniziamo a parlare delle dimensioni. Abbiamo un'altezza di 136,6 mm, una larghezza di 70,6 mm, una profondità di 8,6 mm. Il peso è di 133 grammi, quindi dimensioni molto molto generose. Infatti, inizialmente risulta essere difficoltoso tenerlo in tasca. Inverno siamo più comodi perché abbiamo la giacca, possiamo infilarlo in una tasca interna, però il peso è molto leggero. Andiamo avanti. Abbiamo un display con una diagonale di 4,8 pollici, Super AMOLED HD, da 16,7 milioni di colori. La risoluzione è di 720x1280. Lo schermo è molto, ma molto definito. Ovviamente touchscreen capacitivo. Smontiamolo un attimo posteriormente. Allora, i materiali sono plastici, a parte il monitor che è Gorilla Glass, plastica che Samsung ci dice essere in policarbonato, retro ovviamente lucido soggetto a ditate. Qui c'è il vano per la micro SIM, quindi se avete una SIM classica sarà necessario farla tagliare nel vostro negozio, e poi lo slot per la micro SD. Micro SD espandibile mi sembra fino a 32 GB, no, fino a 64 GB, scusate. Ovviamente SDHC. Andiamo a chiudere lo sportello posteriore in plastica. Non ci sono scricchioli di nessun tipo una volta chiuso. Infatti questo è un pregio in più rispetto al Galaxy S2. Devo dire che l'assemblamento di questo terminale è migliorato di molto, perché sull'S2 la cover posteriore tendeva magari a staccarsi con facilità. In questo caso invece non abbiamo nessun tipo di problema. Intanto accendiamo il terminale. Schermo, abbiamo detto, Super AMOLED. Allora, posteriormente abbiamo una fotocamera molto ma molto buona, da 8 megapixel. Veramente una delle migliori fotocamere che abbia mai visto su Android. Fa delle foto veramente buone, soprattutto le macro. C'è il flash LED e l'altoparlante mono. Non abbiamo, aspettate che metto il pin. Ok, allora. Ok, non è tanto un segreto il mio pin. Allora, vediamo intanto nell'accensione, il cellulare è già veloce e operativo. Continuiamo a parlare però velocemente delle caratteristiche hardware. Fotocamera l'abbiamo detta, supporta reti 3G HSPA fino a 21 megabit per secondo. Abbiamo il GPS, la GPS, la bussola digitale. Abbiamo GPRS WAP, ovviamente non può mancare. Su reti quad band abbiamo il chip NFC, utilizzabile anche per lo scambio di applicazioni tramite un apposito programma di Android. Abbiamo una memoria interna di 16 giga, questo modello infatti è la versione da 16, c'è anche da 32. Abbiamo una fotocamera frontale molto ma molto buona anch'essa. Non ve la consigliamo appunto per fare foto specifiche, però comunque è molto ma molto buona. È da 1,9 megapixel. Abbiamo un LED di stato, come vedete qui, che ora si è illuminato RGB.
i due sensori di prossimità e luminosità. Qui abbiamo l'altoparlante. Nella parte sottostante è presente un tasto fisico, utile anche per l'accensione, e i due tasti classici di Android. Nonostante la versione 4.0, quindi Ice Cream Sandwich di Android, troviamo ancora i due tasti classici. Perché Samsung non ha voluto utilizzare, scusate, rimuovo un attimo le notifiche, perché Samsung non ha voluto utilizzare diciamo, i tasti touch, ma ha voluto personalizzare l'interfaccia con la TouchWiz. Andiamo avanti, ovviamente reti Wi-Fi BGN, DLNA, hotspot Wi-Fi, mini USB per la connettività al PC e per caricare il nostro device, Bluetooth 4.0 con EDR. E che altro non abbiamo detto? Vabbè, ovviamente il processore è un Exynos 4212 quad core da 1.4 GHz per 4, fate voi i conti. Il processore fa muovere il tutto con estrema fluidità. Devo dire che io amo Android per la sua, diciamo, il suo essere libero e aperto. Ma lo detesto solitamente per la sua macchinosità nell'utilizzo quotidiano, piuttosto che i piccoli rallentamenti sul browser. Devo dire che su questo modello non c'è più niente di tutto questo. Fluidità al massimo e anche soprattutto velocità in tutti i campi. Abbiamo una RAM da 1 giga. Molto importante perché la RAM è, diciamo, il principale componente che fa muovere il tutto molto velocemente e infine la batteria da 2100 mAh. Allora, il ragazzo che ci ha fornito il cellulare non dispone di un piano dati, lui utilizza Vodafone. Non dispone di una tariffa dati, quindi tiene spenta, attivo il 3G ma spenta la connessione dati. Tenendo attivato 3G, Wi-Fi, tutte le connessioni più chi ne ha più ne metta, ma tenendo spenta la rete dati, si arriva tranquillamente con un uso intenso ai 2 giorni di utilizzo. Quindi veramente un plauso a Samsung per la batteria. Per quanto riguarda invece diciamo l'utilizzo con la rete dati attivata, abbiamo letto su qualche forum e blog che si arriva verso le 6 di sera con un uso abbastanza intenso. Come caratteristiche esterne, come design, diciamo che non è niente di complesso, però appaga l'occhio, soprattutto anche anteriormente questo Gorilla Glass leggermente smussato ai bordi, quindi non so se riuscite a vedere qua, ma è leggermente curvo, molto molto bello. Iniziamo ora a vedere un attimo come gira il tutto, avendo già parlato di tutte le caratteristiche tecniche. Come potete vedere, la luminosità del display, essendo un Super AMOLED, è molto alta. Un problema sulla luminosità: il sensore di luminosità, diciamo che vede troppo buio. Non vede molto la luce, perché se lo attiviamo, la luminosità del display, soprattutto in ambienti con luce
né troppo alta né troppo bassa, tipo un ambiente casalingo o in ufficio, la luminosità sarà molto ma molto bassa. Vi consigliamo quindi di disattivare il sensore di luminosità, tanto problemi di batteria non ce ne sono, come abbiamo già detto. Che altro? Presenti i widget di Samsung con le applicazioni più suggestive e più belle da scaricare, il video hub che permette di acquistare dei film tramite internet, memorizzarli sulla scheda SD del nostro device e guardarli. Come vedete c'è un acquista da tutti i dettagli del video. Adesso io non mi sono autenticato perché il cellulare non è mio, quindi non voglio modificarlo più di tanto. È possibile acquistarlo o noleggiarlo, quindi acquistandolo è possibile vederlo più di una volta, noleggiandolo solo una volta. È possibile guardarlo sia sul cellulare, ovviamente, e sia collegarlo alla TV attraverso la porta mini HDMI oppure attraverso la connessione DLNA che è presente in questo cellulare. Ovviamente film in qualità HD. Torniamo indietro alla home page. Qui troviamo il widget per la musica. Facciamo play per sentire l'audio. Audio al massimo. Andiamo un po' avanti. Scusate. Allora, l'audio in viva voce non è ottimo. Anzi, pur non essendo altissimo, quando aumentiamo il volume al massimo, risulta un po' gracchiare e lasciare un piccolo rumore audio, un rumore di fondo. Invece, dalla capsula auricolare, durante le chiamate, l'audio è davvero ottimo, sembra quasi stereo. Ovviamente il tutto migliora quando colleghiamo le cuffie con il jack da 3,5. Tra l'altro, non vi ho detto, non avendo la confezione, le cuffie in confezione sono in-ear con jack da 3,5 e telecomando. Io non amo le in-ear, però comunque la qualità audio è davvero buona. Andiamo avanti. Apriamo l'applicazione del telefono, così vi faccio sentire anche le chiamate in viva voce. Chiamiamo il 4030 utilizzando 3. Mettiamo il viva voce e attendiamo. Allora, come potete vedere, diciamo che l'altoparlante non è possibile utilizzarlo in audio, a causa del volume molto ma molto basso. Quindi vi consigliamo di utilizzare o l'altoparlante Bluetooth della vostra auto, oppure se non disponete di questo, potete utilizzare le cuffie tranquillamente. Per le chiamate, come abbiamo detto, in capsula auricolare sono molto buone ed è presente anche il doppio microfono nella parte superiore per la soppressione dei rumori. Andiamo avanti. Ovviamente, come potete vedere, Samsung ha personalizzato anche lo sblocco di questo telefono con una simpatica animazione. Proviamo la fotocamera. Allora, fotocamera molto buona, come abbiamo detto, da 8 megapixel. La posteriore scatta foto a risoluzione di 3264x2448. Prendiamo un pennino come esempio. Come vi ho detto, le macro vengono molto ma molto bene. Come potete vedere, la messa a fuoco è davvero spettacolare.
Adesso non essendoci, aspettate, l'impostazione macro, aspettate che la metto. Scene. Scusate. No, esposizione. No, scusate. Intanto vi faccio vedere le impostazioni, come vedete la risoluzione, il bilanciamento bianco. Guardate, le impostazioni della fotocamera sono molto, ma molto buone. Attiviamo anche il tag GPS. È possibile regolare il contrasto, le linee di guida, qualità immagine. Ci sono davvero tantissime impostazioni. Ecco qua, scatto. Lo scatto è immediato. Apriamo la galleria. Come potete vedere, le foto da vicino sono davvero, ma davvero buone. Ne ho fatta una prima alla mia tastiera. Come potete vedere, veramente è una cosa spettacolare. Le ho anche aperte su PC. Ed è davvero spettacolare. Un'altra funzione fatta vedere nello spot pubblicitario è la possibilità di fare scatti molto veloci, come potete vedere, ed è possibile poi scegliere quello migliore all'interno della galleria. Poi facciamo pulizia in galleria, se no il mio amico si trova pieno di foto inutili. Andiamo avanti. Nella parte superiore, nella barra scorrimento di Android, troviamo anche delle icone, diciamo delle icone per velocizzare alcune operazioni come l'attivazione del GPS, Wi-Fi, suono, rotazione schermo, possibile disabilitarla. Risparmio energia che ora abbiamo disattivato, connessione dati Bluetooth e modalità alla guida. Vi volevo far vedere anche l'assistente vocale di Samsung, molto simile a Siri anche nell'interfaccia grafica. Ci sono state molte, diciamo, molto movimento, molte chiacchiere su questo nuovo sistema di Samsung. L'hanno copiato, non l'hanno copiato, funziona male, funziona bene. Sinceramente, ovviamente, è già presente in italiano, al contrario di Siri che mi sembra uscirà a breve nella lingua italiana. Sinceramente, io non sento il bisogno di utilizzare questo tipo di assistente vocali, ma mi basta semplicemente avere magari il riconoscimento vocale per eseguire alcune operazioni. Riconoscimento vocale classico, tipo apri questo, vai avanti, naviga verso. Questo è un po' più completo, però come vi farò vedere ora, alcune volte canna. Ciao Galaxy. Allora, lo attiviamo dicendo ciao Galaxy e queste sono le possibilità che abbiamo. Chiama un numero, invia SMS a Caterina, zia, eccetera, cerca un contatto in rubrica, naviga verso destinazione, una nota che poi vi farò vedere, applicazione nota molto simile a quella del Note. Pianifica un evento, questo l'ho utilizzato abbastanza. Musica, aggiorna social, cerca che funziona, diciamo, con le parole chiave più diffuse, tipo cerca Corriere della Sera, cerca ristorante a Milano, cerca, ma appena gli si dice magari una parola inglese, piuttosto che fa una simil traduzione in italiano che non è ottima. Previsioni, meteo, sveglia e modalità alla guida. Proviamo a farvi vedere l'errore che vi ho detto prima. Andiamo a cercare, per esempio, il nostro sito. Cerca Miend. Adesso vediamo cosa elabora. Ricerca web niente. Ricerca web, niente.
ha capito niente anziché mi end. Comunque, già che ci sono, vi voglio far vedere il browser internet. Possibilità, ovviamente, con Android è presente Flash, possibilità di disattivarlo. Se disattiviamo Flash, la navigazione web diventa davvero, ma davvero fluida, a pari di iOS o Windows Phone, quindi una fluidità web mai vista su Android, forse accennata con Samsung Galaxy S2. Come potete vedere, vedete adesso c'è Flash attivato e dava un po' di problemi. Comunque, come potete vedere, la fluidità è estrema. Non abbiamo nessun tipo. Qui siamo il sito YouTube in versione desktop. È davvero una cosa impressionante. Cerchiamo una canzone, così vi faccio vedere anche i video in alta definizione. Allora, Coldplay. Tanto vedete anche la tastiera. Ok, Summer Paradise, nuova canzone dei Coldplay. Vediamo un po', il video di questa canzone. Andiamo su Vevo. Eccolo qua. Apriamola sempre col browser per far vedere Flash come gira. Display veramente spettacolare, ultra definito. Abbiamo la pubblicità. Intanto, come potete vedere, comunque la navigazione è ottima. Abbassiamo un po' l'audio. Leggerissimi impuntamenti a volte, ma davvero una questione impercettibile. Mettiamo a schermo intero e selezioniamo 1080p. Vediamo ora come si comporta. Vi ho avvicinato il monitor del cellulare alla webcam per farvi vedere appunto la definizione di questo monitor. Vedere un film, un video di YouTube su questo cellulare è davvero, davvero spettacolare. Ovviamente questo telefono digerisce qualsiasi tipo di formato audio-video, anche DVX, quindi non ci sono problemi nel guardare film. Ecco, una cosa che è risultata abbastanza scomoda, io lo sto utilizzando da qualche ora, da questa mattina, sono le 2, quindi l'ho utilizzato davvero poco, però già in questo breve tempo posso dirvi che la presenza dei tasti touch nella parte inferiore a volte risulta essere abbastanza scomoda perché li premiamo inavvertitamente e magari annulliamo qualche tipo di operazione che abbiamo già iniziato. Comunque nulla di che, basta starci attenti e prendere abitudine. Allora, che altro posso farvi vedere? Vi faccio vedere come gira questo gioco in alta definizione. È un gioco in HD, free. Un gioco di auto. Ti faccio vedere adesso come il refresh, il rendering delle immagini sia davvero buono. Già la qualità delle auto, eccetera, è spettacolare. Vi avvicino il cellulare in modo tale che iniziamo la gara. Come potete vedere,
L'accelerometro è molto ma molto buono, risponde subito ai comandi. Vedete? Adesso sto facendo apposta, non guido così penosamente per fortuna. Come potete vedere anche i dettagli grafici, la fluidità sono ottimi, c'è l'ombra. La velocità di caricamento anche del paesaggio circostante è davvero ottima. Usciamo ora da questo gioco. Vi volevo far vedere anche Fruit Ninja perché avviandolo si vede davvero la differenza con gli altri Android. La fluidità è davvero estrema. Si può vedere soprattutto qua perché è un gioco che richiede bassissime performance video. Insomma, la fluidità è davvero ottima. Allora, andiamo avanti. Vi volevo far vedere l'applicazione Note di Samsung che ora non trovo. Eccola qua, la Memo. È molto simile, come potete vedere dagli esempi, a quella presente su Note. Io ho una penna per schermi capacitivi perché ovviamente la penna di Note non funziona su questo dispositivo, non so se sarà in vendita un altro tipo di penna. Comunque, volevo iniziare a farvi vedere come si può scrivere bene su questo cellulare. Ecco qua, veramente una cosa spettacolare. Se poi lo modifichiamo, vediamo le funzioni presenti. Ovviamente c'è penna, qui è possibile regolare la grandezza dello stilo, il pennello che avrà un altro effetto, come potete vedere quello che ho utilizzato prima era la matita, e l'evidenziatore. Possibile ovviamente cambiare anche il colore. Scegliamo un azzurro, vedete, è possibile anche evidenziare quello che abbiamo scritto. Davvero un programma a mio parere molto, ma molto utile per magari fare annotazioni rapide e da consultare molto tranquillamente. Allora, vi ho fatto vedere rapidamente l'assistente vocale, l'applicazione Memo di Samsung, vediamo Playbooks, che è l'applicazione di Google per diciamo leggere libri, quindi un ebook reader. Presente l'effetto per sfogliare la pagina, molto ma molto bello. Non copiato da iOS perché è un effetto differente, qui non si prende la pagina dal basso. Ed è davvero molto bello leggere con questo Samsung perché la definizione del monitor è davvero spettacolare. Ci sembra davvero di leggere su una pagina. Andiamo avanti, vediamo ora altre applicazioni. Allora, navigatore classico di Google con comandi vocali, GPS prende in maniera molto rapida. Vantaggio di questo tipo di navigatore è che le mappe sono sempre aggiornate perché ovviamente sono quelle di Google. Andiamo a vedere ora una navigazione rapida, come fa il rendering e vediamo se prende anche al chiuso. Via Francesco Gatti, Milano. Vedete, ha riconosciuto il mio comando. Iniziamo a navigare. Ok, come potete vedere prende anche dall'interno, navigazione turn by turn, quindi molto comoda, possibilità anche di vedere l'area circostante in 3D attraverso Street View di Google, una funzionalità molto ma molto bella e comoda soprattutto.
E ovviamente velocità di renderizzazione delle mappe, eccetera, molto ma molto buona. Usciamo ora dal navigatore. Che altro posso farvi vedere? Vediamo un po'. Presente anche la radio FM. Ovviamente funziona solo con l'auricolare compatibile, dotata anche di RDS. Vediamo la rubrica. La rubrica si sincronizza con tutti i contatti. Ovviamente la priorità sarà data a Google Plus, la priorità di sincronizzazione. È possibile anche comunque sincronizzare anche con gli altri account. Andiamo a vedere ora. Dovrebbe avermi chiamato questa mattina. Vediamo un po'. No, non è presente il numero. Vediamo ora comunque come diciamo è disposto il lab contatti. Allora, è possibile inviare SMS, mail, fare videochiamate, chiamare ed è inoltre possibile vedere tutta la cronologia di chiamate, messaggi, eccetera. È possibile vedere altre informazioni sul contatto come la foto e gli aggiornamenti delle pagine Facebook, connessione con Facebook, Skype, Google Plus, eccetera. Possibile inserirlo nelle cerchie di Google, quindi rubrica molto ma molto buona. Vediamo, diamo un'occhiata ora al market di Android, rinnovato molto dall'ultima volta che l'ho utilizzato, ora si chiama Google Play, grafica migliorata. Hanno risolto, io sono rimasto a 2 anni fa. Hanno risolto molti bug anche nel caricamento, nel download delle applicazioni. Presente anche l'applicazione Samsung App, dove Samsung diciamo un market parallelo di Samsung, dove Samsung appunto ci fornisce applicazioni gratuite. Presente per esempio anche CadDrop in HD. Che altro? Possibilità di scambiare applicazioni come vi ho detto prima via NFC. Ora vi faccio vedere dove è presente questa impostazione. Andiamo su altre impostazioni, ovviamente tethering router wifi, collegamento con Keyes che è il software di Samsung, NFC attivato. Ah, poi tra l'altro completissimo in tutto, ovviamente anche nella creazione di reti VPN, possibilità di sincronizzarci davvero con qualsiasi tipo di cosa. La funzionalità che vi dicevo prima era Android Beam, presente su questo device. Andiamo a vedere altre impostazioni, è possibile anche settare diciamo il LED di stato, attivarlo quando in carica, batteria scarica o notifica. I movimenti, le gesture di questo cellulare. Allora, non vi ho parlato della funzionalità che fanno vedere in pubblicità, cioè di riconoscimento della chiusura degli occhi, quindi si spegne il monitor, perché a volte risulta un po' macchinosa e non funzionare sempre. Queste sono cose in più, a mio parere, che non fanno la differenza e non contano realmente. Un'altra funzionalità molto carina che ho visto è quella del silenziatore mentre ascoltiamo la musica. Riattiviamo la musica. Se io appoggio il telefono così, il telefono andrà a stoppare, a mettere in pausa la nostra canzone. Come potete vedere, c'è l'icona della pausa. Questa
Questo lo potete fare anche con le chiamate e ovviamente quando ricevete una chiamata, se mettete verso il basso il telefono, silenzierà il tutto. Funzione già vista su, anni fa su HTC. Altre funzioni interessanti, quella per esempio, aspettate che la cerco, al momento non la trovo. Vediamo altri programmi. Intanto, Instagram permette di vedere le foto appunto di questo social. Applicazioni come Dropbox. All share per, scusate, all share per il DLNA Game Hub, dove si raccolgono tutti i giochi. Usciamo. Tanto vedete come il cellulare comunque, nonostante io abbia aperto tutte queste applicazioni, ovviamente presente il multitasking su Android, ma questo si sapeva, continua a essere, ora spengo tutto, continua a essere molto molto fluida. Che dire di questo cellulare? Penso di essere arrivato alla conclusione. Allora, a mio parere è il primo Android che provo in questi ultimi anni, che è davvero fluido in tutti i sensi. Si erano parlati di vari problemini, non state ad ascoltare nessuno, gente assolutamente gelosa di questo terminale. Non direi ci sono problemi di nessuna sorta. Il prezzo è 699 € per la versione da 16 GB, è assolutamente in linea con quello dei concorrenti, anzi, a mio parere molto più avvantaggioso, molto più economico rispetto magari ad iPhone, che ha un processore dual core da 800 MHz e viene venduto ugualmente allo stesso prezzo. È una cosa che davvero fa sorridere. E che altro? Cellulare davvero, davvero ottimo sotto tutti i punti di vista. Ah, una cosa che volevo farvi vedere, prima di chiudere, era la possibilità, vabbè, tastiera normale QWERTY, proviamola un attimo. Scusate, ma non sono un asso a scrivere, comunque la tastiera ci sta assolutamente dietro. C'è la possibilità di completare le parole, quindi io quando scrivo ciao, come vedete, sono già presenti le parole successive, cosa molto comoda, ovviamente MMS, eccetera. C'è la possibilità anche di scrivere col dito e c'è il riconoscimento della calligrafia. Presente anche su altri cellulari, ma su questo funziona davvero bene. Proviamo ora a scrivere un ciao riconosciuto, spazio, come vedete, risulta essere molto ma molto piacevole. Come va? No, come vu? Come vrà? Ecco, appena finito di dire che va bene. No, comunque fidatevi perché nell'uso quotidiano è una cosa davvero piacevole. Piacevole è una parola troppo lunga. Comunque potete aiutarvi con un pennino. Riproviamo. Piacevole, riconosciuto. Come potete vedere, col pennino è molto più comodo. Direi che per questa recensione è tutto. Cellulare davvero bello. Ringraziamo ancora il nostro amico Nicolò per avercelo prestato. E per me end.
è tutto. Un saluto da Lorenzo Terzi.